buongiorno a tutti. 5 dicembre, sono le 6:30 della mattina e sto lasciando Roma. Questa è l'area di servizio Feronia. Feronia, sì, adesso mi cade est-ovest comunque. E lei? Da est mi sembra. Fra poco c'è il casello di Roma Nord. Fra poco, veramente poco, qua. Comincio il viaggio verso la base. Alla fine ho fatto 9 ore di sosta. Perché mi sono anche svegliato prestino. Non mi sono accorto ieri sera che poco lontano da me c'era fermo un frigo, un lituano con la cella attiva, ogni tanto si azionava il motore, ci picchia. Adesso quando becco il mio collega che ne sa un po' di frigo, gli spiegami un po' come si fa a spegnere il motore, che la prossima volta mi faccio un po' di silenzio. No vabbè dai, è solo una battuta, non posso andare a rovinare la vita così a un collega solo perché io mi sono parcheggiato vicino a lui. Decidere se fare il verghereto o se rifare l'autostrada. Se piove posso fare anche il verghereto, se no tutta autostrada, ma vediamo, vedrò adesso da qui a Orte. A poi ragazzi. All'uscita di Orte, ma ho deciso di tirare dritto per l'autostrada. Semplicemente a Isoradio hanno detto che al passo del Muraglione nevica. Il Muraglione non è che sia così distante dal Verghereto, per cui se nevica al Muraglione potrebbe essere già che nevica già anche al Verghereto. Quindi per prudenza tiro di lungo, mi faccio tutta l'autostrada. Pazienza se è a pagamento di qua e di là, invece no. Pazienza se di qua l'allungo di quei 25-30 km, circa quello che sono. Pazienza tutto, ma preferisco passare da questa parte, giusto per non avere problemi dopo quando sono lassù in cima. Di qua in qualche maniera, in qualche modo, i problemi li risolvono. Lì al Verghereto
che passeggia a piedi in corsia di Torfasso direzione sud. Ecco, c'è uno che cammina a piedi in corsia di sorpasso alla direzione sud, la stradale che ferma il traffico di qua e di là. Dicono che sia uno che è rimasto a piedi con la macchina, che è andato a procurarsi un po' di benzina. Thank you.
stata la pioggia, a parte questi tratti dove l'asfalto porta via l'acqua, sembra veramente di esserci in barca, di quelle nubi